Il posto delle parole, proprio perché ci chiamiamo il posto delle parole, ama, per così dire, come amiamo dire noi, inciampare nelle parole. E inciampando nelle parole ci accorgiamo che a volte le parole esistono e hanno dei significati che a volte noi non conosciamo nel loro dettaglio. Ed è proprio con questo spirito che noi ci siamo avvicinati al libro che tra poco andremo ad attraversare insieme col suo autore, perché parleremo di una parola che tutti quanti noi diciamo ultimamente. La diciamo però chissà se noi di questa parola capiamo veramente il significato, capiamo da dove arriva la sua storia, la sua evoluzione, il suo significato originale e il suo significato attuale, che è ancora un significato molto positivo nonostante quello che noi possiamo pensare o possiamo sentir dire. Carlo Galli, buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera e ben trovato qui nel posto delle parole per raccontare il suo ultimo libro, dedicato a una sola parola, sovranità, perché proprio questa è la parola che noi andremo a scoprire nel suo vero significato insieme con il professor Galli. Ricordo, leggendo il risvolto di copertina del suo libro, edito dal Mulino, Carlo Galli insegna storia delle dottrine politiche nell'Università di Bologna e con il Mulino, tra l'altro, ha pubblicato Genealogia della politica, Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno e poi Spazi politici, l'età moderna e l'età globale. In seguito Marx eretico, ricordiamo che dirige anche la rivista Filosofia politica. A proposito di filosofia politica, Carlo Galli, io vorrei soffermarmi proprio su questa sua attività di direttore della rivista Filosofia politica. Oggi, la filosofia politica, che spazio ha? Se lei mi chiede che spazio ha filosofia politica all'interno del mondo accademico, delle discipline filosofiche, io direi che ha uno spazio ragguardevole, in ogni caso proporzionato alla sua importanza, al suo rilievo, al numero dei docenti che la abitano e la praticano. Se lei invece mi chiede che spazio ha la filosofia politica nelle cose della politica, nello svolgimento concreto delle attività politiche, allora, anche forte della mia esperienza politica recentemente conclusa, io direi che ne ha molto poco, non perché siamo davanti alla cosiddetta fine delle ideologie, ma perché siamo all'interno, al contrario, di una ideologia che prevede la non esistenza, la irrilevanza, se non appunto accademica, della filosofia politica in generale, di un'ideologia che prevede che la politica venga fatta senza il contributo analitico, critico della cultura. Senza il contributo analitico della cultura. E oggi la parola filosofia sembra così lontana, Carlo Galli, senza voler fare subito un'analisi negativa, ma sembra essere veramente lontana da quello che ci viene raccontato, da quello che noi sentiamo, dalle dichiarazioni politiche. E spesse volte mi chiedo, seppur nella distrazione della persona comune, in che modo il mondo intellettuale, più in particolare il mondo della filosofia, può dare il contributo oggi come oggi a una politica che è un po' esangue. La filosofia non dovrebbe proporre modelli, non dovrebbe proporre soluzioni, tuttavia la filosofia dovrebbe, in generale il ruolo degli intellettuali di formazione filosofica dovrebbe essere quello di far vedere i problemi, di individuare problemi proprio là dove il discorso comune, l'opinione corrente, nega che ci siano problemi. Cioè un'operazione, diciamo così, socratica, l'operazione del tafano, come diceva Socrate nella propria Apologia, davanti al tribunale di Atene, che poi lo mise a morte, l'operazione dell'insetto che punge l'animale dandogli fastidio. Ecco, la filosofia non dà fastidio, non vuole più avere o non ha più gli strumenti per esercitare il ruolo
di suscitatrice, ripeto, di problemi, cioè il ruolo critico di suscitatrice di problemi. Noi siamo all'interno di una macroideologia dentro la quale si dice non vi è alternativa allo stato di cose esistenti, quindi chi cerca problemi fa male a cercarli, perché di problemi ne abbiamo già tanti, e consistono questi problemi nel tentare di far funzionare la macchina che abbiamo, senza pensare che la macchina potrebbe essere diversa. E queste parole che abbiamo ascoltato da Carlo Galli non sono certamente lontane dal tema, anzi sono dentro, dal tema della parola che è oggetto di questa conversazione, partendo dal libro intitolato Sovranità, edito dal Mulino. E qui la parola sovranità, come ho detto in apertura di questa conversazione, professor Galli, ha un valore profondamente diverso da quello che noi nella nostra distrazione possiamo pensare, o anche quando noi prendiamo la nostra informazione limitandoci purtroppo spesse volte solamente dei titoli dei giornali, dove la parola sovranità, sovranismo, hanno veramente un qualche cosa di diverso dall'essere veramente quello che sono. E quindi è necessario aprire il libro intitolato Sovranità e cominciare a capire e comprendere quanto la storia dà significati alle parole e quanto le parole stesse, in questo caso sovranità, danno significato alla storia. La sovranità è una parola che forse non è mai conclusa, professor Galli. Esattamente. Sovranità è una parola che in realtà è anche un concetto, che io definisco un concetto esistenziale, cioè è indispensabile, la sovranità è il concetto indispensabile perché un certo corpo politico possa esistere. Senza sovranità non esiste alcun corpo politico. Quindi la prima conseguenza di questo mio assunto è che è assolutamente impossibile pensare la politica senza pensare al tempo stesso la sovranità. Naturalmente sotto il profilo teorico sarebbe possibile, ma sotto il profilo pratico in età moderna ha trionfato l'idea che la politica la si fa con soggetti politici collettivi che hanno ciascuno di essi la caratteristica di essere sovrano, cioè di essere titolare di una propria volontà di esistere. Se non hai una volontà di esistere politicamente, non esisti per l'appunto. E quindi, nel caso di un corpo politico, cessi di essere sovrano e vieni incorporato in un altro corpo politico o vieni scorporato in corpi politici minori e comunque sia differenti. Detto questo, non abbiamo ancora cominciato a parlare di sovranità, perché questa esistenza è a sua volta un concetto complesso. Un corpo politico per esistere deve essere sovrano, certo, ma che cosa vuol dire essere sovrano? Vuol dire tre cose, io metto in questo libro magari semplificando, cioè adopero tre metafore geometriche: il punto, la figura e la sfera. Il punto significa che la sovranità è quella caratteristica per la quale prima o poi, attraverso procedure che possono essere diversissime, possono essere dittatoriali o possono essere liberal-democratiche, in ogni caso prima o poi vi è una istanza che decide. Questa istanza può essere un singolo, un dittatore, può essere un Parlamento che emana una legge. In ogni caso c'è un momento, un punto, un momento in cui il soggetto, il corpo politico afferma qualche cosa in modo incontrovertibile. Oltre al punto, dentro il concetto di sovranità, c'è una figura geometrica che è una metafora con la quale io intendo l'ordinamento giuridico, cioè una figura chiusa, un poligono dentro il quale vige una legge, chiamiamola Costituzione. Questa figura è qualche cosa che ha a che fare con l'ordine, con il concetto di ordine, con il concetto di prevedibilità dell'esistenza, di prevedibilità dell'agire politico. Naturalmente
vi sono moltissime possibilità concrete di dare sostanza a questa figura. E le moltissime possibilità concrete nascono dal fatto che la sovranità, oltre che un punto, oltre che una figura, è anche quella terza cosa che dicevo, cioè una sfera, un solido, fuori di metafora, un corpo storico, un corpo sociale, un corpo articolato dentro il quale vi sono delle parti e ogni tanto queste parti sono differenti fra di loro e qualcuna di esse ha un'egemonia sulle altre, egemonia che poi può essere modificata o rovesciata. Il colore dell'ordinamento, diciamo così, la qualità della decisione sovrana dipende dal modo in cui si organizza la sfera sociale. Ecco, quando si dice sovranità si intende, insomma, qualche cosa di simile a quello che si intende quando si parla di persona. Una persona è una volontà che decide, una persona è una superficie, una figura, un'immagine, qualche cosa che si vede e ha dei confini, è ciò che è e non è un'altra cosa. Una persona è un insieme di organi. Quando si dice sovranità si dice tutto ciò e tutto ciò cambia. Questa complessità cambia nel corso della storia moderna, perché la sovranità è un concetto tutto moderno, diciamo del 600 in poi. Noi viviamo oggi dentro uno Stato sovrano con sovranità liberal-democratica che quindi si manifesta secondo certe modalità e non secondo certe altre modalità. La questione della sovranità è stata posta per il fatto che l'Italia, come insieme ad altri stati, da una parte afferma che la sovranità esiste una sovranità italiana, che questa sovranità appartiene al popolo italiano, articolo 1 della Costituzione, e al tempo stesso afferma che la sovranità del popolo italiano può essere limitata per volontà del popolo italiano stesso, in determinate circostanze. Nel caso concreto, l'ultimo caso concreto di questa limitazione è chiaramente l'adesione dell'Italia al progetto della Unione Europea e particolarmente al progetto della moneta unica europea, progetti che hanno prodotto problemi di carattere sociale ed ecco che sono nate forze politiche che per protestare contro le conseguenze dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea e soprattutto l'adesione dell'Italia alla moneta unica vogliono rivendicare la sovranità italiana contro questo potere che sta sopra la sovranità. Ora, qui non stiamo nell'entrare nella logica politica di dire chi ha ragione e chi ha torto. La cosa a cui io tengo molto e che voglio sottolineare è la seguente. È sbagliato parlare di sovranismo in questo caso, o se si vuole dire, è una forma molto approssimativa di espressione. In realtà tutti coloro che stanno facendo politica in Europa sono fautori della sovranità. Si tratta di capire di quale sovranità. Le élite politiche che governano i singoli stati europei sono portatrici dell'idea di sovranità nazionale meno la sovranità monetaria. Le élite che stanno a Bruxelles o a Francoforte, le élite dell'Unione Europea, in linea teorica dovrebbero essere portatrici di un'idea di sovranità europea. Poi ci sono partiti all'interno dei singoli stati sovrani che, al contrario, sono portatori dell'idea del rafforzamento della sovranità di ciascun singolo Stato contro la sovranità presunta della Unione Europea e contro il potere sovranazionale che è incarnato nell'euro. Ma tutti stanno ragionando in termini di sovranità, nessuno sta ragionando in termini di assenza di sovranità. Quella a cui stiamo assistendo oggi è semplicemente una lotta per decidere chi è sovrano. È sovrano lo Stato nazionale così com'è, cioè
sovrano meno privato della sovranità monetaria, perché questa è finita nell'euro, è sovrano completamente lo Stato nazionale che si riprende la sovranità monetaria, come chiedono i sovranisti, i partiti sovranisti, è sovrana la UE, come chiedono o come dovrebbero chiedere i burocrati di Bruxelles e di Francoforte. Notiamo che sovranità sempre, questo è un altro punto chiave, non soltanto ha quelle tre caratteristiche che abbiamo detto, punto, figura, sfera, non soltanto è concetto esistenziale, cioè concetto senza il quale non si esiste politicamente, ma sovranità implica sempre energia politica. Non si può dire io esisto politicamente senza mettere in gioco energia politica, che fuor di metafora significa che gli stati, per essere sovrani, quando affermano di essere sovrani, quando vogliono essere sovrani, devono fare qualche cosa come una guerra civile, guerra di liberazione, rivoluzione o comunque passaggio brusco da un ordinamento politico che crolla ad un altro che viene instaurato. Ecco, perché ci sia sovranità è necessario che ci sia un, diciamo così, un fortissimo flusso di energia politica, di volontà politica. Questo c'è stato all'origine degli stati europei, ciascuno a modo suo. Questa energia politica c'è nei partiti sovranisti che stanno dentro ciascuno stato europeo. La domanda è: esiste una volontà politica, una energia politica dell'Europa sovrana? Esiste un'energia politica che faccia della UE qualcosa di più, di diverso, ma di superiore a una rete di burocrati? È questa la domanda fondamentale. Dov'è la sovranità oggi? Tutti stanno lottando per la sovranità, ma chi è più titolato, chi ha più energia per affermarsi come il portatore di sovranità? Carlo Galli, le pongo proprio anch'io una domanda riferita proprio a quella domanda che lei poneva poco fa. La sovranità oggi appartiene ancora al popolo, come dice l'articolo 1 della nostra Costituzione? Un professore che fa fatica a rispondere alle domande. Chi può dire di no? Nessuno può dire di no. È necessario continuare ad affermare che la sovranità appartiene al popolo, perché l'alternativa è o che un certo popolo non è sovrano e quindi non esiste politicamente, oppure che un certo popolo è superato in sovranità da poteri sovrani, che so io, i mercati, che so io, le regole della Unione Europea, le regole dell'euro. Noi non possiamo ammettere che la sovranità non risiede nel popolo. E questo non è un discorso populista, questo è un discorso democratico. Che poi ciò sia ancora vero, cioè che questo sia un essere, non soltanto un dover essere, beh, qui si può lungamente discutere. Certamente ogni tanto il popolo dice la sua, ecco, ancora oggi ogni tanto il popolo dice la sua, che la dica bene, che la dica male, che la dica da popolo informato o da popolo disinformato, è vero che ogni tanto il popolo dice la sua e cambia l'orientamento delle cose politiche e mette in crisi determinate idee, determinate egemonie, determinate elite. Questo è vero. Finché ci saranno non solo elezioni politiche, ma finché ci sarà dibattito politico, finché ci saranno movimenti e partiti politici nel popolo, ciò significherà che nessuno è superiore al popolo e che il popolo, naturalmente dividendosi al proprio interno, il popolo non è un'entità unitaria, tuttavia dividendosi, combattendosi, lottando, discutendo, tuttavia alla fine, se non altro attraverso un principio di maggioranza, alla fine riesce a dire la sua.
Io vorrei, professor Galli, passare dalla parola popolo alla parola individuo. Ed è una parola che attraversa molto il concetto di sovranità, perché sì, certo, la parola sovranità, tiene dentro di sé il popolo, ma vorrei proprio scendere nella parola individuo, a questa complessità, no? Lo scrive anche lei nel suo saggio, tra il rapporto tra sovranità e individuo. Come se, e mi corregga se sbaglio, come se la sovranità potesse liberare. Ecco, io credo nella sovranità perché posso pensare che ci sia veramente una liberazione del mio essere, cioè della mia soggettività. Secondo lei questo è corretto? Allora, la sovranità appartiene a un singolo monarca, a un singolo dittatore, a un partito o a un popolo. Dipende dalle, come dicevo, dall'evoluzione storica dei corpi politici. Oggi, grazie a Dio, e non grazie, anche molto grazie a lotte, conflitti e tragedie, oggi noi tutti conveniamo che la sovranità appartiene al popolo. Questo popolo, a sua volta, in un'accezione liberal-democratica, in un contesto liberal-democratico, viene concepito, viene pensato come un insieme di individui uguali fra di loro. Ecco. E quindi, però qui bisogna stare un po' attenti, perché quindi dire che la sovranità appartiene al popolo significa certamente dire che gli individui, i singoli individui, le persone che fanno parte del popolo, hanno parte alla sovranità, partecipano alla sovranità. E quindi, diciamo, la sovranità, una volta che si esprima in istituzioni, in ordinamenti e in leggi, non potrà essere rivolta contro l'individuo, perché altrimenti verrebbe meno a se stessa. Ma stiamo attenti. L'individuo quando fa politica non è la stessa cosa dell'individuo quando è considerato in se stesso, nei suoi rapporti sociali. L'individuo è esso stesso complesso. Quindi noi sempre assistiamo al fatto che la sovranità appartiene al popolo e tuttavia la sovranità può anche essere una sovranità che costringe il popolo in certe circostanze a fare cose non gradite, ad esempio pagare le tasse. Non solo, ma sempre siamo davanti alla circostanza che la sovranità ha come obiettivo quello di consentire quella che si chiama la libera fioritura degli individui, certo, ma al tempo stesso la sovranità ha bisogno, si manifesta, si estrinseca attraverso sistemi di leggi che sono anche leggi coattive, leggi penali. Cioè l'individuo non può, ecco, la sovranità non può dare all'individuo una libertà piena, darà all'individuo sempre una libertà condizionata, come di fatto è sempre stato nella storia. Non necessariamente la libertà deve asservire l'individuo, anzi, deve quanto più possibile garantirne la libera fioritura. E tuttavia, finché c'è sovranità, non c'è anarchia. Ecco, il principio di sovranità non è un principio di arhè, di comando, non è un principio di assenza di comando. Questo va assolutamente sottolineato, non solo per realismo politico, ma per onestà intellettuale. La storia della sovranità è storia dei modi attraverso i quali si manifesta il comando politico. Siamo arrivati a dire che il comando politico è il comando del popolo su se stesso, perché è il popolo a essere sovrano, bene, però il comando, la funzione del comando c'è ancora, non è che è scomparsa. Si suppone che sia un comando liberatorio, nei limiti di quanto ciò è possibile. Carlo Galli, la ricerca della sovranità, come lei racconta in questo breve ma importante saggio,
È una, e l'abbiamo compreso molto bene dalle sue parole, è una istanza politica decisamente molto forte. E quindi lei, se non ricordo male, scrive che è sbagliato associare la solennità al qualunquismo o oppure all'antipolitica. Come mai oggi tra sovranità e populismo ci sono queste due parole che spesse volte i media mettono, e i politici sicuramente mettono a braccetto? La sovranità oggi è tornata, allora diciamo così, qualche decina, qualche decennio fa non c'era tutta questa riflessione, tutta questa attenzione sulla sovranità, perché per circostanze storiche, l'Italia era finita piuttosto mutilata nella propria sovranità, era finita all'interno di uno spazio politico, che era lo spazio nord-atlantico, nel quale, bene o male, essa, essendosi data delle istituzioni libere, liberal-democratiche, più o meno prosperava, e le grosse questioni nelle quali la sovranità è implicata, la pace e la guerra, tanto per dire, o il batter moneta, la qualità dell'economia, il modo specifico di funzionamento dell'economia, erano questioni che l'Italia si trovava in un qualche modo già risolte, per il fatto che apparteneva a una grande e robusta sistema di alleanze nord-atlantico. Si è cominciati a riflettere sulla sovranità quando quel sistema è andato, non dico a pezzi, ma insomma molte viti e molti bulloni si sono allentati, molto, molto allentati. E l'Italia, come altri stati, ha ricominciato, diciamo così, a dover nuotare da sola, o se vogliamo dire, a dover camminare avendo meno appoggi su cui puntellarsi. Quando ciò è capitato, alcuni stati europei, fra cui l'Italia, hanno voluto trasformare il mercato comune, l'Unione Europea, la comunità economica europea, quello che vogliamo, in Unione Europea. E soprattutto hanno voluto darsi una moneta unica per resistere, si diceva, ai grandi turbamenti, ai grandi rischi, per far fronte ai grandi rischi implicati dalla globalizzazione. E il fatto è che l'assunzione, ecco, l'assunzione di queste decisioni, che sono un'assunzione che è avvenuta nel tempo, alla fine degli anni 70, alla fine degli anni 80 sostanzialmente, fino al 92, insomma, ha avuto dei rimbalzi sociali, ha avuto delle conseguenze sociali, alcune positive, prezzi stabili, alcune negative, deciso spostamento del peso politico dal lavoro al capitale, dai salari, ai profitti, se vogliamo dire così. E poi ci sono state crisi economiche molto gravi, dall'ultima delle quali l'Italia, per motivi suoi, non è ancora uscita. Tutto ciò ha generato, eccoci arrivati, tutto ciò ha generato da parte della società una richiesta di difesa. La società chiede di essere difesa dalle logiche, diciamo così, non diciamo del capitalismo in generale, ma diciamo dalle logiche della forma che il capitalismo ha assunto e soprattutto dalle logiche dell'euro, ecco, che sono quelle che impediscono la sovranità della spesa. Ecco, impediscono la sovranità della spesa da parte dello Stato. Questa richiesta di difesa è una richiesta che prima di tutto si manifesta come una richiesta antipolitica. Perché? Perché le elite politiche sono al potere, sono quelle che dagli anni 80 in poi hanno creduto, sostenuto, implementato la costruzione dell'Unione Europea. Quindi, se larghe fasce del popolo italiano vogliono protestare contro, a torto o a ragione, contro le conseguenze di queste politiche delle elite, la prima cosa che fanno queste larghe fasce è di protestare in generale contro la politica. Contro la politica. Ed è quello che hanno fatto, ma in realtà questa protesta non è una protesta antipolitica, è una protesta politica per
per avere una diversa politica. È politica perché alla fine finisce col dare forza politica a determinati partiti rispetto ad altri, a determinate forze politiche contro altri. È politica perché è una richiesta di cambiamento politico. Anche qui, torto a ragione, cambiamento possibile, impossibile, però il risultato è che apparentemente si dice populismo antipolitico, ma è proprio un fermarsi alle apparenze, perché la sostanza invece è protesta politica per ottenere un cambiamento di politica. E questo cambiamento di politica nel caso specifico è un cambiamento, la richiesta è una richiesta di spostamento dell'accento sulla sovranità nazionale, per essere ancora più precisi, uno spostamento d'accento sulla sovranità nazionale nella direzione che lo Stato nazionale torni in possesso anche della sovranità monetaria, brutalmente, perché possa spendere. Possa spendere per riparare ai molti problemi generati dalle politiche bene o male di austerità che l'euro chiede necessariamente. Pertanto non c'è niente di strano nel fatto che il populismo e il sovranismo stiano insieme, sotto il profilo concettuale, poi sotto il profilo politico possono avere strategie diverse, ma sotto il profilo concettuale il populismo, quello che abbiamo visto oggi, non quello dei secoli scorsi, quello che abbiamo visto oggi in Italia è un populismo che significa in realtà protesta del popolo contro certe politiche per avere in cambio altre politiche, e questo cambiamento è un cambiamento nella direzione di far riacquistare allo Stato italiano la sovranità monetaria, mentre della sovranità militare strategica di solito non si parla. Abbiamo cominciato questa conversazione, professor Galli, parlando della sua attività nella direzione della rivista Filosofia Politica e parlando per l'appunto di filosofia all'interno dell'agone politico. Io vorrei riportare la parola sovranità in un punto molto importante del suo saggio, vale a dire proprio nel capitolo dedicato alla filosofia. E mi chiedo e le chiedo soprattutto come le parole, il pensiero di Hobbes, di Kant, di Hegel, nella prospettiva del tempo, oggi possono risuonare ancora. Beh, sì, è piuttosto complicato immaginare che i nostri politici, noi, i nostri giornalisti, siano in grado di leggere, decifrare, comprendere questi autori di cui lei ha fatto il nome, attraverso i quali si è maturata, precisata, modificata l'idea moderna di sovranità. Ho l'impressione che tutto ciò sia largamente al di fuori dell'ambito politico, dei politici pratici, ma che questo è un grosso problema. Durante i tempi della Prima Repubblica, gli uomini politici, che facevano politica e la facevano anche molto duramente, erano almeno i migliori, più importanti, quelli che avevano posizioni di leadership, erano consapevoli dello spessore culturale dei problemi politici, dello spessore storico, dello spessore direi epocale dei problemi politici. Si muovevano nel presente, come deve fare un politico, che deve risolvere dei problemi, ma deve essere capace di leggerli, di decifrarli questi problemi, e senza cultura storico-filosofico-politica questi problemi saranno sempre minimizzati o travisati. E quando lei mi dice, ma oggi che suono può avere una riflessione di lungo periodo, che possiamo definire per semplicità filosofica, una riflessione di lungo periodo sui concetti chiave della politica moderna, soprattutto su quello di sovranità, che spazio c'è per questa riflessione, per uscire dal balbettio quotidiano sui nostri gravi problemi? Io le dico, forte della mia esperienza politica, che è recentissima,
anche della mia esperienza politica, le dico che questo spazio praticamente non c'è. Se noi stiamo affrontando problemi enormi, stiamo affrontando la traversata non dell'Atlantico ma del Pacifico con dei barchini invece che con dei transatlantici. Ecco quello che stiamo facendo. Mi scusi la domanda, quasi un pettegolezzo, Carlo Galli. Lei è stato nella vita politica attiva in Parlamento, ma alcuni suoi ex colleghi, come le hanno commentato il suo libro? Allora, questo libro è stato abbastanza letto, è stato oggetto, come si dice, di presentazioni. Tanto da destra, in realtà non da destra nel senso tecnico del termine, quanto da posizioni non politicamente connotate, cioè ambito accademico, insomma, quanto invece da posizioni politicamente connotate, che sono curiosamente posizioni di quella che brutalmente viene chiamata sinistra sovranista. Cioè, diciamo così, la stragrande maggioranza dei miei colleghi non è interessata a parlare di sovranità. L'unico spazio da me praticato nel quale si è parlato di questo libro perché si parlava di sovranità è quella ristrettissima fetta di sinistra che crede che la parola sovranità sia una parola non di destra, ma sia una parola che è sbagliato lasciare la destra, perché ha a che fare con tutto quanto le dicevo, cioè ha a che fare con la questione di tradurre in pratica delle proteste sociali. E secondo lei perché? E perché secondo lei il pensiero, il concetto della sovranità oggi a livello politico, lo scrive anche lei, se ricordo bene, che è l'esigenza di una nuova politica, perché secondo lei i politici stessi non sentono queste esigenze e lasciano questa parola in un cassetto che non è che non è giusto lasciare in quel cassetto? Ecco, allora, bisogna distinguere appunto fra l'oggi e lo ieri, perché ieri la parola sovranità veniva adoperata come da sinistra. Certo. Il Partito Comunista usava il concetto di sovranità per opporsi all'ingresso dell'Italia nella NATO e all'ingresso dell'Italia nel MEC, quello che allora si chiamava MEC. E in generale la sinistra era certamente internazionalista, ma l'internazionalismo non voleva dire superamento delle sovranità, voleva dire orientamento delle sovranità verso politiche di pace e di collaborazione. Quindi era veramente sovranista il Partito Comunista del tempo. Ma assolutamente sì. L'idea era: esiste il popolo italiano si è conquistato la sovranità democratica e la deve adoperare per vivere in pace con tutti e non per vivere come un alleato degli americani contro l'uso. Tesi, come dire, discutibile, tesi politica, però non. Per dire questo non si diceva bisogna rinunciare al concetto di sovranità. Il rinunciare al concetto di sovranità, metterlo in secondo piano, trattarlo come qualcosa di arcaico o come un concetto imbarazzante, è il risultato da una parte del formalismo giuridico che le segniamo, e vabbè, dall'altra è il risultato della propaganda dell'ideologia neoliberista, che è violentemente ostile al concetto di sovranità, perché dentro il pensiero neoliberista, che è il pensiero che si è affermato con la globalizzazione, Thatcher, Reagan, Blair, tanto per capirci, questo pensiero non vuole fare a meno della politica, no, certamente, ma certamente chiede alla politica di essere servitrice, di essere al servizio delle logiche economiche. E allora lei capisce che se la politica è al servizio non è una politica sovrana. E allora ecco che rispetto al concetto di sovranità si è dato spazio al concetto di governance, cioè al concetto di collaborazione fra
fra coloro che sono portatori di interessi. L'idea che sostanzialmente il mercato genera posizioni di interesse e le posizioni di interesse in dialogo, in dialettica fra di loro, tengono in piedi un sistema che non ha bisogno di avere un punto decisionale, un sistema che non ha bisogno di confini, un sistema che non ha bisogno di identità, e dunque un sistema cosmopolita, e dunque un sistema in cui, insomma, chi comanda sono i grandi vettori di potere economico transnazionale. E gli stati sono soltanto delle articolazioni locali che devono fare di tutto perché quei poteri economici si trovino a loro agio in un certo territorio. Carlo Galli, questa idea è stata fatta proprio dalle sinistre, anche dalle sinistre. È l'idea neoliberista, ma è stata fatta proprio dalle sinistre statunitensi e dalle sinistre europee. Ed ecco allora che la richiesta di sovranità contro alcune conseguenze del neoliberismo e dell'euro è stata presa non dalle sinistre, se non in forma assolutamente marginale, è stata questa richiesta di protezione sociale nei confronti di alcune conseguenze di questo modello economico è stata presa in carico dalle destre. È abbastanza banale come storia, ma è così. Carlo Galli, autore del libro Sovranità, nella collana dell'editore Il Mulino, la collana Parole Controtempo. Prima di salutarci, Carlo Galli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oh, allora, in questo momento io sto leggendo un gran bel libro che sono lieto di poter nominare. L'autrice è Monica Ferrando, il libro si intitola Il Regno Errante, e come sottotitolo ha L'Arcadia come paradigma politico. È un libro di 630 pagine, pubblicato dalla Neri Pozza di Venezia, ed è una dottissima, eruditissima e molto intelligente riflessione sul mito politico, non sul mito, sull'Arcadia, la regione dei pastori e della poesia pastorale, come paradigma politico alternativo a quello che si è affermato in Occidente attraverso la polis. È estremamente interessante, direi affascinante, per la ricchezza dei materiali raccolti e per l'acume con cui i ragionamenti vengono svolti. Basti pensare che uno dei concetti fondamentali è che il concetto di nomos non deve essere interpretato solo come fa Carl Schmitt vedendovi dentro la produzione, la distribuzione e prima di tutto l'appropriazione, perché a queste dimensioni bisogna togliere la divisione che non è parte del nomos e bisogna aggiungere il concetto di canto e di musica, e cioè l'idea della armonia invece che l'idea della appropriazione, della distribuzione in parti, l'idea della armonia e della proporzionalità come idea fondativa della politica. Ripeto, per un realista politico come me, tutto ciò è, come dire, di difficile implementazione reale e tuttavia ha un grandissimo fascino teorico. La trattengo ancora un attimo, Carlo Galli, perché il tema dell'Arcadia è un tema straordinariamente bello, visionario, e credo che abbia anche una connotazione fortemente politica dalle parole che lei ci ha detto attraverso il libro di Monica Ferrando. Quindi l'Arcadia, che non è solamente un luogo mentale, una visione, ma è anche un luogo politico. Sì, è un luogo politico che sta dentro il Peloponneso. È quasi un'isola perché è di difficilissimo accesso fisico-geografico, perché in essa si sono sedimentate e sono rimaste importanti tracce della cultura micenea pre-dorica e perché in Arcadia non si è sviluppato il modello della polis, che è un modello fortemente razionalistico, fortemente
unitario, fortemente accentratore, che non riesce a sottrarsi alla logica della guerra. Mentre invece l'Arcadia è, secondo una serie di analisi che vanno dall'analisi culturale dei poeti greci, degli storici greci, oppure analisi di carattere archeologico, e insomma un vastissimo spettro di interessi posti in campo dall'autrice, in Arcadia si dimostrerebbe che con consapevolezza del mondo greco, con consapevolezza del mondo greco, era all'opera un modo di pensare, diciamo così, un modo di pensare. Un azzardo anche del pensiero, se non sbaglio questo. Sì, signore, un azzardo del pensiero, cioè un pensiero che non aveva bisogno, e una pratica politica che non aveva bisogno della potentissima riduzione ad unità che invece si è affermata attraverso il modello della polis. La cosa importantissima è che tutto ciò, se lo si sa leggere, è presente in Platone, cioè Platone era consapevole di ciò, come erano consapevoli di ciò gli stessi, ripeto, l'intellettualità antica, probabilmente lo stesso Aristotele, che pure non amava questa dimensione di difficile concettualizzazione, però nel mondo antico tutto ciò era noto. Poi lentamente si è andata perdendo questa consapevolezza, altrettanto lentamente dal concetto di nomos è stato espunto il valore dell'armonia e del canto e della coralità, ed è stato invece, si è affermato nel concetto di nomos soltanto il valore della legge. Il libro consigliato da Carlo Galli è il libro di Monica Ferrando, ricordiamo, Edizioni Neri Pozza, Il Regno Errante. È veramente un'archeologia filosofica tutta da scoprire, e noi la scopriremo con la calma della lettura, perché è un libro, al di là del fatto che è un libro di più di 500-600 pagine, un libro che ha necessità di avere una lettura lenta, come proprio è tipico di una ricerca di questo genere. Grazie ancora, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Carlo Galli per raccontarci del suo libro, ma non solo, il libro, ricordiamo, è intitolato Sovranità, edizione Il Mulino. Grazie ancora e buona serata, Carlo Galli. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, buona serata.